Si intitola Forza, il docufilm che racconta l'alluvione di Bonporto e Bastiglia, una tragedia che ha colpito zone già devastate dal terremoto. La storia del distretto della ceramica, dalla scommessa nata per industrializzare un territorio rurale al traguardo dell'eccellenza mondiale. Ma chi l'ha detto che i celiaci devono condurre una vita sacrificata? Alla Fiera di Rimini mostra Manicaretti e prelibatezze senza glutine. È il simbolo del volley azzurro, Francesca Piccinini. La campionessa della Liugio Modena racconta il suo sport e come vede il suo futuro. I capannoni sono pieni d'acqua. Pieni, cioè 60, 50, 60 centimetri d'acqua. Per cui tutto sott'acqua. Stranamente dolce per il regista Paolo Galassi e l'autrice Ilaria Ambrosetti essere oggi a Bonporto con addosso quei ricordi. Uno scorcio di memoria, un frammento di memoria regalato alle persone di qua e ai loro sentimenti. In mezzo alla tempesta si può piangere, si può tremare, perfino stupirsi di quanto di bello e brutto accade. Ma si deve ballare, si deve imparare a ballare, tra quelle acque che hanno cullato il nutrimento dei campi d'estate e il turbamento dei giorni invernali. Sono le stesse acque che si stanno prendendo tutto quello che hai, che vorresti e che avresti voluto, se solo non ti avessero incrinato i sogni. Ma la vita è così, frega, inganna, incanta e stupisce, e riesce a farti alzare ancora la testa e a farti dire che, per quanto invisibile, per quanto meno prorompente, per quanto meno irruenta, al centro della tua vita c'è la tua forza. Questo docufilm nasce dalla voglia di raccontare una storia che è stata ha avuto poca attenzione. È nato dalla voglia di lasciare a questa terra un ricordo vivo, vero e viscerale di quello che sono stati fatti. Nessuno pensava che fosse arrivata l'acqua da noi in piazza e poi di tanti, diciamo, centimetri, perché si pensava che anche se si arrivava di 70-80 centimetri al massimo, invece in certi punti ha passato anche i 2 metri l'acqua. Ho perso qualcosa di importantissimo e alla mia età si fa fatica. Mi sono messo la divisa, ho riempito lo zaino e poi sono partito, come col terremoto, senza sapere quando sarei rientrato a casa. L'aggiornamento principale l'ho avuto dalla telefonata della mia famiglia, una telefonata molto drammatica di mio figlio, che in un momento molto delicato mi chiedeva aiuto, erano presi dal panico e avevo già una situazione difficile da gestire fuori, assieme alla mia squadra, e mi chiedeva di raggiungerli a casa, come probabilmente qualsiasi bambino fa col proprio padre. Quindi lì ho avuto un problema a capire se avevo fatto bene lasciare la mia famiglia o no. Gruppo di amici in un interno, nella casa studio di Roberto Giusti, che distribuirà online in 20 paesi tramite Believe il docufilm Forza di Paolo Galassi. È stato praticamente un docu guerriglia, diciamo, perché ci siamo trovati per 2 mesi catapultati in storie e vicende che non conoscevamo e dovevamo raccontarle. Voce narrante delle anime in alluvione, Ilaria Ambrosetti. La forza della gente c'è, nella voglia di ricominciare, nel carpire la volontà e il volersi sentire in diritto e in dovere di riprendersi la propria vita. Un lavoro autofinanziato, cuore per raccontare Bonporto e Bastiglia, paesi modenesi piccoli e immensi, invasi dal fiume Secchia esondato lo scorso 19 gennaio. Dedicato ad Oberdan Salvioli, che in quell'acqua alta 2 metri ha perso la vita. Generosi gli educatori che hanno dovuto allontanare con il gioco la paura dei bambini. Nei disegni e in quello che raccontavano veniva fuori il loro stato d'animo, le loro emozioni e le loro paure, anche perché comunque alcuni bimbi hanno avuto veramente paura perché sono rimasti in casa con l'acqua che saliva. Paura che si scioglie con la fiaba di una mamma.
Il fiume era stanco di fare sempre la solita strada e un giorno ha deciso di prendere a braccetto la nostra casa, i nostri campi, per vedere come vivevamo. È entrato nelle case, nelle scuole, è entrato anche nella tua cameretta, sai? Ha giocato con tutti i tuoi giochi e gli sono piaciuti tanto. E poi è tornato a fare il suo corso. Ingegnere, okay.